Lo faccio volentieri anche in ragione insomma, del mio ultimo job come responsabile cambiamenti climatici di un organismo che si chiama Unione del Mediterraneo e che riunisce i 43 stati dell'Unione Europea che si affacciano sulle sponde del Mediterraneo. Il cambiamento climatico è una tragedia per tutti, ci sono però delle aree dove gli impatti sono più forti o più minacciosi e fra queste c'è il Mediterraneo. Il riscaldamento procede in una bolla che copre la nostra regione il 20% più rapido della media globale, quindi questo pone il Mediterraneo come seconda area di riscaldamento più rapido dopo l'Artico. Da ciò discendono tutta una serie di scenari piuttosto problematici che sono stati esaminati in diversi studi promossi da noi e realizzati da un gruppo di scienziati, 680 scienziati di tutti i vari paesi coinvolti. E questo gruppo si chiama MEDEC. Sono previste tutta una serie di conseguenze che, prese una per una, già sono piuttosto problematiche. Ad esempio, la possibilità, anzi, la probabilità che entro 20 anni ci siano 250 milioni di persone intorno alla nostra area con difficile accesso all'acqua, o la probabilità di un elevato e rapido innalzamento del livello del Mediterraneo. Elevato e rapido cosa? Si parla di 20 centimetri, normalmente 20 centimetri non spaventano nessuno, ma non si tratta tanto di acque che sommergono le città come Venezia, quanto del fatto che per 20 centimetri l'acqua salata del mare si insinua nelle terre coltivabili costiere, dove è stanziata quasi la metà della popolazione e dove si conduce la maggior parte dell'agricoltura. Se vi fosse questo innalzamento, ad esempio, si salinizzerebbe completamente il delta del Nilo, mandando in tilt l'agricoltura di un paese che ha 100 milioni di abitanti. Ecco, se noi ricordiamo che l'Unione Europea ha iniziato in qualche modo a tremare per l'arrivo di circa 1,5 milioni di migranti dalla Siria e dal Sahel, vediamo questo tipo di scenari e capiamo quali sono la posta in gioco. Sarebbe tuttavia un grave errore prendere questi come una collezione di problemi separati. Quello che il cambiamento climatico sta facendo è mettere completamente a repentaglio gli equilibri su cui si fonda l'Unione Europea, che potrà essere spaccata dal cambiamento climatico, e questo millenario equilibrio del Mediterraneo, che è la regione dove è nata la rivoluzione che poi ancora forgia il tipo di vita che noi viviamo. Noi tendiamo a sentirci figli della rivoluzione industriale, ma questa è superficiale. In realtà noi siamo ancora figli della rivoluzione agricola, avvenuta circa 10.000 anni fa, in coincidenza con la fine delle ultime code, dell'ultima glaciazione, e che ha portato l'umanità a organizzarsi come oggi. Ancora oggi siamo divisi in aree urbane e aree rurali, a seguito di una rivoluzione con cui l'essere umano è passato da utente passivo dell'ecosistema a suo gestore, almeno in parte. Ecco, la rivoluzione agricola è avvenuta proprio da noi. È iniziata dall'Anatolia, poi si è espansa nella mezzaluna fertile e rapidamente ha conquistato l'Europa e la sponda sud del Mediterraneo. Non è avvenuta qui perché da queste parti c'erano degli umani più intelligenti degli altri, ma semplicemente perché da queste parti si erano create delle condizioni straordinariamente favorevoli per questo passaggio. Cosa succede? Da un lato c'è un clima mite, favorito dalla presenza di questa grossa massa d'acqua stabilizzante e da un suo regolatore periodico che si chiama l'anticiclone delle Azzorre, che portava tempo mite, tempo favorevole all'agricoltura. Dall'altro lato, questa grossa massa d'acqua, come anticipavo, stabilizza il clima, lo rende prevedibile. Ed è soltanto nella prevedibilità del clima che si può pensare di organizzare l'uso del territorio. Se non si sa quando arriva la pioggia, se non si sa quando spunta la primavera, non si è spinti a seminare, a organizzare come dire, la tenuta di animali da pascolo o cose del genere. Siccome dalle nostre parti, con questo grande mare chiuso che rendeva No, tutto il ma clima più prevedibile, si è creata questa circostanza molto favorevole, possiamo dire che l'organizzazione umana di cui siccome devo ammettere beneficiamo oggi tutti è nata qui. le Ecco, il persone di cambiamento dopo. climatico sta mettendo a repentaglio questa base L'altra cosa. fondamentale della convivenza europea
e mediterranea. Sembra un discorso molto astratto, ma provo a farvi vedere di che cosa si tratta. Ad esempio, pone a rischio la compagine europea perché divarica gli interessi. Cosa succede? Al posto del dolce anticiclone delle Azzorre, si stanno addentrando sempre di più nella nostra zona gli anticicloni africani, quelli che portano il caldo e che sgomitano fuori l'anticiclone delle Azzorre. Significa che la coerenza climatica dell'Europa viene spaccata in due. E cosa ci dà questo? Ci dà una divergenza di interessi che può essere molto profonda. Ad esempio, l'altra zona di rapido riscaldamento è quella artica, un gravissimo problema, ma alle popolazioni del nord offre anche alcuni vantaggi. Ad esempio, libera delle rotte di navigazione che prima erano impraticabili, in particolare il mitico passaggio a nord-ovest sull'Alaska e sul Canada, ma anche il passaggio a nord-est sulla Siberia. Allora, noi siamo contenti per i nostri amici del nord. Se questo succede, almeno un piccolo vantaggio legato al cambiamento climatico, apre una rotta che vale 9 miliardi di dollari l'anno, solo che se questo succede, il canale di Suez non vale più niente. I porti del Mediterraneo, Atene, Genova e via dicendo, non hanno più traffico. E questo sembra poco, ma in realtà, sommato a tanti altri fenomeni di questo tipo, porta l'Europa ad avere una divergenza fortissima di interessi al proprio interno, che si manifesta già anche in maniere molto subdole. Non voglio fare dichiarazioni azzardate, ma considerato una coincidenza più che una deduzione, ma se voi andate a vedere i limiti delle incursioni degli anticicloni africani, vedrete che tendono a coincidere con i confini di due diverse percezioni sul fenomeno migratorio. Al contrario, questo clima che cambia sta creando non soltanto delle divergenze, ma sta creando anche delle convergenze, in particolare delle convergenze con la sponda sud del Mediterraneo. Ancora vi faccio un esempio. C'è una comunità di cui si parla poco, sono i forestali, eppure i forestali gestiscono interessi economici giganteschi. Bene. Senza l'intervento dei governi, le comunità forestali hanno iniziato da una decina d'anni a collaborare in maniera sempre più intensa fra le due sponde del Mediterraneo. E non è solo perché i forestali hanno per definizione un approccio più ecologista degli altri, ma è anche perché le specie vegetali che oggi sono vitali e produttive sulla sponda sud del Mediterraneo sono probabilmente quelle che fra pochi anni salveranno le nostre economie. Noi assistiamo ad una rapida transizione verso nord delle specie agricole che possono fondare le nostre economie. Allora, che cosa significa tutto questo? Un più rapido riscaldamento climatico ci pone una serie di minacce puntuali molto gravi, ma soprattutto sta completamente sconquassando gli equilibri su cui la regione euro-mediterranea vive. Ma poi ci porta anche un suggerimento, e cioè che potrebbe essere una gigantesca opportunità per raggiungere quello che intorno al Mediterraneo non siamo mai stati capaci di raggiungere, la pace. E perché? Perché se noi vediamo la portata di questo fenomeno, ci rendiamo conto che nessuno intorno al Mediterraneo in Europa, neanche i più forti, ha da solo i mezzi per affrontare un cambiamento di questa rapidità, un cambiamento di questa portata. Allora cosa succede? Succede che siamo costretti a collaborare, ma se siamo costretti a collaborare, se io ho bisogno delle tue specie agricole, forestali e magari tu hai bisogno della mia tecnologia di irrigazione, significa che fondiamo un'economia condivisa e potenzialmente più pacifica. Non dobbiamo neanche pensarla in termini di uno scambio di risorse naturali contro tecnologia, che sarebbero termini vecchissimi. Dico semplicemente che è sulla sponda sud del Mediterraneo che ci sono le civiltà che più hanno sviluppato le tecniche sostenibili per gestire dei terreni arabi, aridi. Se voi andate nei deserti, verso il sud-est, trovate delle canalizzazioni che si chiamano Qanat, fatte nel deserto, raccolgono l'umidità e poi la convogliano sottoterra a formare dei veri e propri ruscelli con cui si facevano crescere dei giardini nel deserto. Se voi andate lungo la Via della Seta, trovate
trovate delle strane costruzioni a cupola che si chiamano Yakchal, che erano i depositi di derrate delle carovane della Via della Seta, di derrate deperibili, dove si mantiene una temperatura fra 0 e meno 4, assolutamente senza nessun dispendio energetico, solo con il gioco dei venti. Quindi questo è il messaggio, un enorme problema col clima che cambia così rapidamente. Sicuramente dobbiamo fare tutto quello che possiamo per frenare questa dinamica, ma sappiamo anche che tutto non potremo risolverlo e allora dobbiamo trasformare questa gigantesca minaccia, 70 milioni di egiziani senza acqua e senza agricoltura, trasformiamola invece in un'opportunità per capire che dobbiamo tutti collaborare e così forse raggiungere la pace nel Mediterraneo. Grazie a tutti.